qui una bella schiacciata alla canapa, quindi è molto verde, anche la mia maglietta. Andiamo con asparagi, pastinaca, carote, semi, mix di semi, poi mix di germogli, ricotta, parmigiano e poi quello che serve per fare questo. Seguitemi. Metto qui la schiacciata alla canapa e adesso la facciamo. Quindi abbiamo questa meravigliosa farina verde, perché c'è dentro un po' di alga spirulina, giusto per dare un po' di colore. Poi ci sono farina tipo 1, farina di semi di canapa sativa. Quindi 500 grammi di farina di canapa. Più all'interno c'è, vi ricordo, tipo 1 e spirulina. Poi andiamo con lievito fresco. Eccolo, l'acqua che vado così a sciogliere. 2 grammi di lievito fresco dentro a 300 grammi di acqua. Perché così poco lievito? Perché la faremo lievitare piano piano, dolcemente, 24 ore. Vado così. E incomincio a mescolare il tutto. 10 grammi di sale e l'olio extravergine, quanto? 30 grammi. Piano piano lasciamo andare così, lentamente. Mentre questa impasta, prendiamo gli asparagi, la pastinaca, le carote, per la patate e cominciamo subito con la carota. Fuoco qui, olio, così ci avvantaggiamo. Cipolla qui, aglio qui e cominciamo. Un pezzettino di cipolla, sottile sottile, poi carota. E questa è pronta. Poi la pastinaca. Ma che cos'è? È un tubero, come vedete. Il gusto ha un gusto particolare, ricorda leggermente il prezzemolo. La tagliamo, la peliamo anche questa. Questa sarà la prima che facciamo cuocere, eh? Ecco qua. E incomincio a mettere la pastinaca. Poi, altro pentolino, metto qui. E che cosa faccio? Quello che faccio normalmente io per la mia colazione. Acquisto i vari semi, zucca, girasole, lino e tutto il resto, però mangiati così non sono fantastici e li tosto. Eccoli qua. Poi metto le carotine, levo l'aglio, cioè queste sono quelle cose che fanno bene, tutto verde, tutti vegetali. Eccoli qua, che profumino. Poi gli asparagi, incomincio. Spengo questa. Adesso è meglio, eh? Vediamo un po'. E qui si rompe, non ci serve questo qui.
Vediamo un po', così. Ecco qui. La parte più dura la togliamo. Pareggiamo. Poi io farei in questa maniera. Il gambo, la parte più dura, la mettiamo adesso in cottura. Eccola qua. Poi sale. Pepe. Adesso la ricotta. Metto qui. Un pezzo, non tutta, non serve. La metà. Qui a voi la scelta. Vi piace la capra? Vi piace la bufala? La pecora? La mucca? Fate voi, scegliete voi. Adesso un goccino di olio, poco ma buono. Pepe, sale no. Mescoliamo. I semetti stanno facendo tin 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 tin. Eccoli qua. Tin tin tin. Sentite? Saltano. Vado qui con... Li metto all'interno della ricotta. Questa è una colazione fantastica. Immaginate questa ricotta, questi semetti, un po' di miele, quello buono, la mattina a colazione. Ah, perfetto. Poi metto i semini qua. Padella qua. Olio qua. Che facciamo? Le punte non ce le mangiamo? E certo che ce le mangiamo, degli asparagi dico. Eccoci qua. Taglio a metà quelli più grandi. Che erba aromatica preferite con l'asparago? Ditelo. Io amo molto il timo e anche la maggiorana in questo caso. Ecco qua, guardateli. Sale, abbasso il fuoco, prendo timo, così, appena appena, spengo qui il fuoco ed è sufficiente. Abbiamo impastato la nostra schiacciata, ha bisogno di lievitare. Quanto tempo? La quantità del lievito è veramente esigua, quindi dobbiamo tenerla molto tempo a lievitare. Si parla di 24 ore all'incirca, ok? In frigo. Io farei prima un'oretta fuori dal frigo, che prende lo spunto, e poi la mettiamo in frigo. Ecco qua. Ok. Quindi lasciamo riposare prima fuori un'oretta, poi la mettiamo in frigorifero per 24 ore. Questo per usare meno lievito possibile, dato che stiamo facendo una cosa, diciamo, molto sana. Poi che cosa fate? Una volta lievitato lo mettete dentro una bella teglia, come quella lì dove ho fatto la mia schiacciata, e la lasciate lievitare almeno il doppio del suo volume originale. Quindi che cosa fate? La mettete al forno 180-190 gradi per circa 25-30 minuti. Adesso prendo la mia schiacciata, eccola qua, prendo, ecco qui la schiacciata, prendo la parte quella più centrale. Guardate che bella, eh? Meravigliosa. Vado così, con delicatezza, perché è molto delicata. Qua. Prendo la ricotta.
Così. Sta bene qui, questo bianco su questo verde. Ops. Se metti, quindi abbiamo anche un po' di crunch. Poi, asparagi, pastinache e carote e un po' di cipolla. Quindi abbiamo mantenuto, vedete, il colore è molto, si è rotta, non fa niente. Verde, rosso, due asparagetti, così. E poi che facciamo? Ci facciamo mancare due germogli? No, assolutamente no. Quindi, porro, germogli di porro, basilico rosso, eccolo qui. E pisello. Come le chiamiamo? Come le chiami? Le schiacciate del Famax? Grande Luca. Allora, qui è Luca che mi ha aiutato a fare tutti questi impasti per i panini. Ma che mi hai portato qua? Questo l'ho fatto apposta per te, eh? Non credo che te l'ha fatta mai nessuno, quindi No, questo devo da fare la cornicetta. appendere. Questo devo fare la cornicetta. Siete gelosi, eh? I panini Canapa, Famax. semi, come l'hai ricetta tua, eh? Mi raccomando, ripetete questa ricetta che è veramente buona. E un grazie a Luca. Ciao, alla prossima.